Ad Orfalese, una città tra le pianure e il mare, dove entrano le navi e dove le greggi pascolano l'erba. Lì vaga per i campi e un po' tra la gente un uomo, poeta, veggente, profeta, che ama le persone e dalle persone è riamato. Al-Mustafa, questo è il suo nome, ha dentro di sé una specie di solitudine. Gli abitanti dell'isola adorano sentirlo parlare, percepiscono in lui, nei suoi pensieri e nelle sue parole, la bellezza, la dolcezza e quel sapore di verità che solo un'anima pura ed antica sa tramandare. Mentre tutti lo considerano parte della comunità e come tale lui si comporta, è presente nella gente la consapevolezza che tutto questo è provvisorio, che un giorno o l'altro lui se ne andrà. Ed oggi quel giorno è arrivato.